benvenuti a Limone Piemonte. Oggi con me un ospite molto importante, la dottoressa Balbo, e siamo qua per parlare di una cosa che è molto scottante e molto toccante. Si parla del bullismo a scuola o il cyberbullismo, che purtroppo sono argomenti attuali, giusto dottoressa? Sì, assolutamente. Parlare di bullismo significa parlare di un fenomeno che riguarda tutti i ceti sociali e purtroppo ad oggi anche tutte le età. Sì, hanno casi di bullismo già a partire dai primi anni dell'asilo per poi continuare nella scuola primaria e trovare massima esposizione alle superiori. Dottoressa Balbo, chi è il bullo? Sì, il bullo di solito noi lo vediamo un ragazzo strano, però chi è veramente il bullo? Allora, se vogliamo parlare di bullismo è importante innanzitutto fare delle prime distinzioni. Il bullo è un ragazzo o una ragazza che attua dei comportamenti di prevaricazione nei confronti di un altro soggetto, che può essere femminile o maschile, ritenuto più debole. Ma soprattutto si parla di bullismo solo quando questi reati, questi casi, vengono reiterati nel tempo, quindi quando le mancanze di rispetto, i contrasti non sono ripetuti solo una volta, ma vengono perpetrati. Solo in questo caso si può prendere in considerazione questo fenomeno. Inoltre esiste un tipo di bullismo che può essere fisico, come quello che noi immaginiamo legato alle aggressioni, ma anche verbale, proprio parlando di aggressioni verbali, e anche psicologico, e quindi di soprusi legati a prevaricazioni che possono essere specifiche per la persona, quindi in base all'altezza, in base al peso, in base alle caratteristiche di una persona. Il bullo può essere sia maschio che femmina. In base alle statistiche possiamo dire che principalmente si tratta di maschi che hanno comportamenti di bullismo nei confronti delle femmine e che non è legato ad una ricchezza economica o ad un ceto sociale particolare, bensì è stratificato sulla popolazione intera e globale. Sì, sì. È per questo che oggi c'è molta sensibilità in questo tempo. Infatti, volevo chiedere, dottoressa, perché certi ragazzi per farsi spazio nel gruppo diventano aggressivi? Da cosa può dipendere questa aggressività che è sempre rivolta di solito verso i ragazzi più deboli? Certo, senz'altro non mi sento di generalizzare perché ogni persona è a sé e ha delle proprie caratteristiche. Oggi vediamo sempre più frequentemente questi atteggiamenti perché spesso manca un'educazione all'affettività e all'emotività. Questa educazione parte fin dalla nascita, perché tutti quanti ci individuiamo in quanto essere donna o essere maschio fin dalla nascita e dovremmo imparare a riconoscere poco per volta quelle che sono le emozioni positive, ma anche quelle che sono le emozioni negative, e imparare insieme ad accettarle e a controllare anche la rabbia, rendendola qualcosa di integrato con la quotidianità. Purtroppo questo passaggio non è così semplice e non c'è un organo deputato a questo. Una volta era tutto delegato alle famiglie, che avevano dei confini molto rigidi entro cui i bambini si potevano muovere. Oggi questi confini sono decisamente ampliati, anche per quello a cui faceva riferimento lei prima, cioè alla rete e alla possibilità di non avere più limite nell'espandere le proprie conoscenze, e diventa più difficile riuscire a darne un valore. Come possono essere spiegati ai genitori questi atteggiamenti dei bulli e tutte le conseguenze che questi gesti possono provocare? Ecco, innanzitutto è giusto che la scuola si faccia carico del riconoscimento dei comportamenti che possono essere anomali. Dopo una prima sollecitazione da parte degli insegnanti in relazione con l'istituto scolastico, è bene coinvolgere anche i genitori. A quel punto gli stessi genitori devono riconoscere le modalità comportamentali del figlio sia a casa che negli ambiti sociali. Una volta individuata la problematica si può davvero intervenire in tanti modi.
una delle modalità migliori è creare gruppo. Un bullo ha sempre un legame molto stretto con la sua vittima, sono quasi dipendenti. Riuscire a rompere questo legame è possibile se c'è in ascolto un gruppo di pari, quindi di bambini, se parliamo di giovani adulti o di adolescenti, che non rimangono a fare da spettatori, ma si attivano per cercare di creare nuove dinamiche di relazione. Questa è davvero la chiave vincente. Con questo abbiamo finito. Ringrazio vivamente la dottoressa Balbo che si è prestata a questa intervista. Vi invito di scrivere nei commenti cosa ne pensate. Se avete delle richieste o delle domande da fare alla dottoressa, scrivete pure nei commenti. Con questo io e la dottoressa Balbo vi salutiamo. Grazie, ciao e alla prossima. Ciao!